votata. How are you? Fine, thanks. It's great pleasure. Great pleasure. When are we going back up to the lake? I mean, we need an excuse. Yeah. Thank you very much. Secretary. It's an honor to meet diplomatic advisor Ambassador Bonini. Great to see you. Momento Reedy. General and I are old friends. Old friends. How are you? Nice to see you. Good to see you. Mr. Vice President. How are you? Nice to see you. Buonasera. In occasione delle celebrazioni di domani a Roma per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è con noi il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, senatore Biden, con il quale abbiamo avuto un fruttuoso colloquio. Poi ci incontreremo naturalmente alla parata di domani mattina e agli eventi previsti in Quirinale domani pomeriggio e domani sera. Il nostro colloquio è stato molto semplice perché è semplicemente una delle tante tappe di quello che potremmo definire un colloquio continuo, un rapporto sempre aperto tra Italia e Stati Uniti. Abbiamo avuto molte occasioni, io stesso, nel periodo più recente, di incontri al massimo livello con i rappresentanti di questo grande paese, di questo grande popolo. E vorrei soltanto dire che se c'era un paese della cui presenza alle nostre celebrazioni non avremmo potuto fare a meno, questo paese era precisamente gli Stati Uniti d'America, perché è talmente legata la storia dell'Italia, del movimento per l'unità italiana, ed è talmente legata anche la storia della rinascita democratica dell'Italia dopo il fascismo, al rapporto di amicizia, di collaborazione e di alleanza con gli Stati Uniti, che, ripeto, non sarebbero state concepibili queste celebrazioni per l'Italia senza la partecipazione degli Stati Uniti, che ci è stata garantita al più alto livello con la presenza del vicepresidente Biden. In quanto agli argomenti del colloquio, essi si sono in larga misura concentrati su sviluppi recenti della situazione internazionale, sviluppi che hanno avuto luogo anche con effetti clamorosi e dirompenti in Nord Africa e nel Medio Oriente, sviluppi che sono tuttora in corso e che hanno poi trovato un punto di particolare tensione e gravità per l'offensiva scatenata dal colonnello Gheddafi contro il suo popolo, mirante a stroncare il movimento di libertà e di autonomia che si era venuto affermando in modo particolare in Cirenaica, in una parte così vitale della stessa Libia. E ci siamo trovati ancora una volta fianco a fianco con gli Stati Uniti d'America, noi italiani, dando il nostro contributo anche a quelle misure, cioè operazioni militari che erano state autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per impedire che fosse represso il movimento di libertà, quello che ha rappresentato e rappresenta un aspetto non trascurabile del generale processo di risveglio del mondo arabo. Abbiamo trovato grandissima consonanza di valutazioni e di opinioni. Io vorrei esprimere ancora la mia riconoscenza al vicepresidente Biden per essere qui con noi oggi e domani. Vorrei ringraziare pubblicamente, dopo averlo ringraziato nel corso del colloquio, il vicepresidente Biden e l'ambasciatore Thorne
per lo splendido dono che ci è stato poco fa consegnato. È un cimelio di ricchissimo significato, così come lo fu il riferimento contenuto nella proclamation indirizzataci dal Presidente Obama per il giorno del 17 marzo, in cui appunto si citava la figura di Giuseppe Garibaldi come fonte di ispirazione per chi combatteva per l'unità degli Stati Uniti d'America, per la causa dell'Unione nel corso della guerra civile. Grazie per questo bellissimo, esemplare, significativo dono e grazie a lei. Io non ho pregiudizi nei confronti degli irlandesi e sono pronto a dare a lei un titolo, sono pronto a darle un titolo di italiano onorario, se le va bene. Well, I accept, and when I die, I'd like to be reborn in Italy, Mr. President. That's all I can say. Thank you. It's a pleasure to meet you.